Circa 10 ettari di vegetazione fra i comuni di Castelfranco Piandiscò e Reggello andati in fumo nel pomeriggio di oggi, 13 agosto. È il primo grosso incendio dell'estate tra le aree di Arezzo e Firenze, che ha impegnato per diverse ore 25 squadre a terra, 3 elicotteri di Siena, Arezzo e Firenze, oltre al Canadair CAN-14. Tutti coordinati dalla sala operativa dell'Unione dei Comuni del Prato Magno, che era sul posto con il proprio elicottero per gestire le operazioni dall'alto. Sembrerebbe essere dolosa la matrice del rogo, sviluppato a seguito di 2 inneschi. È un incendio che sicuramente, appunto, è partito da un innesco che è stato messo, non sappiamo bene ancora come, quindi è un incendio boschivo che ha caratteristiche topografiche perché si sta sviluppando sul versante a nord di Menzano più o meno. Purtroppo abbiamo visto che sono stati messi in realtà 2 inneschi, quindi non nemmeno vicini. È una zona abbastanza impervia, poco accessibile, quindi ci sono state diverse difficoltà nella fase iniziale, diciamo, dell'intervento. Nell'area interessata dal rogo non ci sono abitazioni. Le operazioni sono state eseguite principalmente dall'alto, mentre da terra gli uomini impegnati hanno creato delle fasce di terreno prive di vegetazione per contenere le fiamme, evitandone il ripropagarsi. Incendio domato nella tarda serata. Le operazioni di bonifica e stima esatta dei danni proseguiranno fino alla mattinata di domani.